Salve a tutti cari amici dal vostro Super Corris, oggi vi porto una ghiotta novità sul mio canale. Non solo torna Project Car 2, ma torna con questa bellissima prova di 23 km su strade aperte. Un po' su stile Forza Horizon della Xbox, che noi non possiamo avere. Qual è la particolarità? Sono tanti chilometri di curve che sicuramente non si possono imparare, quindi si va tutto un po' estinto, vedete tante imperfezioni, piccoli colpi e contatti anche sui guardrail, ragazzi, però veramente gara stradivertente, guardate qua l'aggressività che ci ho messo per portare avanti questa mia prima gara. Non ho mai fatto gare del genere, quindi non vi scandalizzate, ma penso che sarà un format che porteremo. Proveremo anche altre piste, magari ce l'andiamo a recuperare anche su Assetto Corsa 1, che aveva molti circuiti così, tracciati così. Quindi l'inquadratura torna a essere quella esterna per la prima volta sul mio canale, che qua è d'obbligo, guardate qua, contatti su contatti, ma poi ci sono state grandi soddisfazioni, ragazzi. Quindi niente, che dire, partiamo amici, divertiamoci con questo nuovo format, spero che vi piaccia perché lo voglio proporre altre volte. Partiamo! Eccoci, si parte. Ragazzi, vi ricordo che questa sera live su Twitch con questo tema, Project Car. Oh, che mazzata pazzesca. Ma anche Assetto Corsa 1, gare stradali, ragazzi, proveremo le supercar, proveremo la Giulia, faremo i traversi con l'Alfa Giulia. Questa è veramente una bella tipologia di gare, ragazzi, perché non ti dà assolutamente possibilità di avere punti di riferimento. E va bene, non ci si entra qua, volevo tentare il sorpasso su questi che stanno rallentando. Raga, ci vorrebbe il freno a mano qua. Ma su questa vettura non è disponibile. Cerchiamo di passare queste vetture di classe GT. Come vedete qua le curve sono veramente da interpretare, raga. Nessuno sa il raggio di queste curve. E questo è ancora più bello. Minchia, raga. No. Abbiamo messo un quarto d'ora. No. Come vedete, ragazzi, è tosta. Però sono gare super adrenaliniche, più di quelle in circuito. Alto sorpasso di Super Corris. Un po' alla Fast and Furious. Francamente ho sempre sottovalutato questa tipologia di gare. E su Assetto Corsa e su Project Car. Sbagliando, ragazzi, perché sono veramente molto divertenti. Oh, mi butto dentro. Minchia, siamo secondi. Oh, toccata sull'altra zonda. Raga, queste curve sono un casino per capire dove si va. Mamma mia, che bordello. Vedete qua, poi questa vettura è molto rigida, gira molto a stento. Niente, vedete, non gira. Conviene rimettere la prima in certe curve, anche a rischio che si giri la vettura. Il
Altrimenti la vettura veramente non gira. Raga, è tosta. Devo guardare i segnali, ma i segnali non sempre sono chiari. Poi queste sono vetture potentissime. Io qui non ho mai provato, raga, quindi è una prova per capire se è di vostro gusto questo genere di attività. Che le possiamo portare queste gare. E su Project Car, anche per recuperare un passetto corsa 1 che l'abbiamo giocato praticamente in tutte le salse. Oh, cos'è questo? Minchia, raga, si prende l'autostrada. Adesso possiamo spingere al massimo la nostra zonda. Grande. Sono tutti là, raga. Solo 6 marce, non c'è la settima. Cerchiamo di guardare la mappa per capire quali possono essere le curve che stanno per arrivare. Mamma mia, la marmitta sta... Oh, subiamo l'attacco dell'altra zonda. Ma la rimandiamo indietro, cacchio. Raga, fa tanto forza Horizon, eh? Sì, lo so che è un gioco diverso, molto più open space, però veramente è bello. Lo vedo un curvone pazzesco qua. Mamma mia, ragazzi. Bisogna giocare molto con le marce qua. Serie di curve qua che non vedo una minchia. Ho detto che non si vede una minchia. Poi raga, vi annuncio, sto preparando 2 video che sicuramente saranno molto ghiotti per tutti voi che mi seguite, ma anche per chi non mi segue. Ahia. Ve li dico qui in anteprima. Un video sulla recensione definitiva per Lori Apex. Ho fatto già la recensione, ma erano pochissimi giorni che avevo preso questo volante. Oh cacchio, che cacchio è sta curva? Raga, è tostissimo. Qua si era incasinato il mondo. No, abbiamo il sorpasso all'ultimo. Quasi all'arrivo, 88% di gara. Prendiamo la scia dell'altra zonda. No, cacchio, raga, no. Sciamoci con la zonda. Io che rimetto anche l'inquadratura da fuori, raga, che non faccio da anni. Petto a petto si toccano. Super Corris, l'altra zonda. Decolla la vettura. E vai, raga. Vinciamo noi, cazzo. Cazzo, dai. Ottimo. Beh, raga, eccoci qui. Come prima volta, dico, spero sia andata abbastanza bene. Certo, non guardate la precisione di guida, perché non si può pretendere che da uno alle prime armi su questo genere di corse si potesse fare di più. Chiaramente sono strade che non ho mai visto. Penso di aver dato il meglio come potevo, però ci siamo divertiti tanto tantissimo. E questo è un format che porterò ancora, perché spero vi piacerà. Poi vi chiederò anche con che vetture volete vedere le prossime puntate. Ho visto che c'è la gara della Costa Azzurra, anche molto bella. Quindi lo riproponiamo, ragazzi. Tanti like se vi piace il video. E vediamo un po' cosa ne pensate per... Ecco qua intanto. Tanti like se vi piace il video e vedete cosa ne pensate, perché penso che sia una disciplina che può piacerci essere riproposta ancora anche in futuro. Ciao ragazzi, grazie.